Buonasera, benvenuti a tutti, benvenuti a questa proiezione della sezione Festa Mobile del film Mi chiamo Altan e faccio vignette. Ovviamente noi del Torino Film Festival siamo felicissimi di poter presentare un documentario che ci racconta la vita e l'opera di uno dei più grandi artisti contemporanei e di uno storico amico del Torino Film Festival. Nella giuria del premio Ciputi, che si chiama Ciputi grazie a uno dei suoi personaggi più grandi. Questo documentario che state per vedere è un racconto fatto principalmente da una lunga intervista ad Altan, che ci racconta molte cose di lui, ci racconta i suoi luoghi. Ci sono interviste alla moglie, a altri personaggi, altri amici, Stefano Benni, Paolo Rumiz e altri che scoprirete. C'è un modo di ripercorrere appunto anche attraverso alcune delle sue opere, alcune delle sue vignette, alcune dei reenactments delle sue vignette recitate da alcuni attori anche importanti. C'è Paolo Rossi, c'è Stefania Sandrelli, c'è Angela Finocchiaro, eccetera, eccetera. Questo documentario è stato realizzato da Stefano Consiglio, che inviterei qui con me, insieme ad Altan, che è qui con noi, e che ringrazio della sua presenza. Mentre Stefano e Altan ci raggiungono, volevo ringraziare anche Davide Bracco della Film Commission Torino Piemonte e Fabio Bagnato della Film Commission Emilia Romagna, che hanno collaborato alla realizzazione del film, insieme ai produttori Andrea Gambetta per Verdiana e Nicola Giuliano per Indigo. Grazie a tutti di essere qui. Buonasera a tutti. Allora, buonasera, benvenuti. Cominciamo chiedendo a Stefano come sei riuscito a convincere un personaggio come Altan a fare questo documentario e aprirsi molto, a dedicarti anche molto tempo. Torino è un luogo fondamentale per questo documentario, perché ho conosciuto Francesco Altan proprio a Torino nel 2002 con un documentario che ha vinto il premio Ciputi, con la bella statuetta del Ciputi con la macchina da presa. E nel corso degli anni, come ha detto una volta Nanni Moretti, non ci siamo mai persi di vista, talvolta di più, talvolta di meno, finché 2 anni fa, da dove vengono idee non lo so, ma mi è venuta, e c'era un progetto eccetera eccetera, ho chiesto a Checco se voleva fare questo film con lui o su di lui, sapendo tutte le sue, io ci ho provato, e lui mi ha detto sì, e un secondo dopo da Altan mi ha detto: oddio, in che storia mi sono cacciato. Si è pentito in tempo reale. Ha detto di sì e quindi è partito il film. Pentimento in tempo reale. Sì, avevo ragione, perché non sono operazioni facili per me. Però devo dire la verità che è andata bene alla fine. Io non mi piaccio, quindi l'attore di questo film è molto mediocre, però... il film è carino. Il film è carino. Concordo con questo film, si dice. Il film è carino, è l'attore. Il film è anche più che carino, perché appunto racconta delle cose che essendo un personaggio piuttosto schivo, diciamo, non siamo abituati a sapere. Però lo collega tantissimo alla sua arte. Dimenticate subito dopo che l'avete visto. Sì, cioè, tipo quella cosa dell'annebbiamento della memoria subito dopo. E volevo chiedere appunto ancora a Stefano appunto com'è stata poi l'idea produttiva. Come abbiamo visto, ci sono appunto 2 film commission coinvolte, 2 produttori, insomma, come hai... Non penso sia stato difficile convincerli a fare un documentario soltanto. No, è stato molto facile. Poi, come hanno trovato i soldi, soprattutto in particolare Andrea Gambetta, poi in un secondo momento è intervenuto Nicola Giuliano, questo non lo so, è il mestiere loro. Io ero molto preso da quello che dovevo fare io e quindi aspettavo soltanto che i soldi arrivassero per poterli immediatamente spendere in quello che mi serviva per fare il film. Allora, io vi auguro una buona visione, ringrazio ancora Altan e Stefano Consiglio, ringrazio tutti i produttori e quelli che sono riusciti hanno contribuito alla realizzazione del film. Con Altan ci vedremo anche domani sera per la serata finale per la consegna del premio Ciputi. E vi ringrazio, buona visione a tutti. Grazie al Festival di Torino che ci ha invitato, grazie ancora. Grazie a voi che siete qua. E se passate da Roma nei prossimi giorni, settimane, vi consiglio una bellissima mostra
dedicata ad Altan, che è al Maxi, che io ho avuto la fortuna di vedere proprio pochi giorni fa, quindi ve la consiglio. Buona visione.